涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti alla parte 2. Come c'è ancora Dario? Ciao ragazzi! E andiamo a vedere Saga DPS. Allora, ve lo dico dall'inizio, sarà 20.000 volte più veloce il video di questa versione rispetto all'altra, perché le partite dureranno molto meno. Vedrete dei numeri che non so se hanno senso. Le comp sono quelle di sempre in più Saga. E quello è il vero problema, cioè probabilmente Saga è un plus che non avrebbero dovuto mettere in questo senso, perché veramente fa un danno che non esiste, anche perché il personaggio è molto... Non devi cambiare il cosmo. No, beh, Blood Elf non ce l'ha già Shura. Ovviamente non terrete mai fuori Shura se lo volete portare DPS, perché la loro combo è devastante. Se vi bannano Shura, metteteci qualsiasi altro DPS che faccia spam, quindi o una Brilliance, lui si trova bene purtroppo, oppure portate, che ne so, pesci, portate personaggi che facciano multi-hit, di cui uno grosso, o Neiros su di lui fa delle robe senza senso, e vedrete, insomma, il personaggio come DPS ha tantissimi migliori amici, veramente tantissimi. Ah minchia, la tena normale, madonna, non sono più abituato a vederlo. Ha le spide un po' strane lui. Sì. Con toro là davanti. Ma com'è messo sto toro? Cioè, in Moon? In Scarabati? Come vi dicevo nello scorso video, questo non cambia. Primo turno aprite la dimensione sempre e comunque con qualsiasi versione del personaggio. Doppio su Shura che spargerà il Blood Elf. Ovviamente come primo target dovreste fare Pandora sicuramente, ma in questo momento so già che mi verrà bloccato Shura, quindi va bene così. In realtà cerco io di far andare l'avversario sopra Shura per paura, con un Eros intendo ovviamente, così da non farmi bloccare Saga. Piano perfettamente riuscito. Ora me lo attaccano quando non mi serve il lato contro, bastardi. Ma... Ah, perché... Ma è decelerato Underworld? Il suo? No, è semplicemente che ha impostato malissimo le speed del team. Sono tutti uguali? Com'è che è finito ultimo, pur essendo graficamente... Perché Shura buffa Shura quello prima. Guarda che adesso c'ho lo status hit di Chris. Ovviamente se avessi avuto la skill a 4 in realtà l'avrei avuto, che palle. Oneiros si sveglia, crocca di Oneiros, crocche di toro, status hit che cresce ma sto rosicando in una maniera che voi non potete nemmeno immaginare. Baffettino. Prima Shura spaggia il Blood Elf, per fortuna quello lo può fare anche se Oneiros l'ha bloccato. Togliamo anche le stack di cura da Underworld. E adesso preparatevi, che Shura ha fatto quei danni, questa è Saga. Qualcuno aveva dubbi sul DPS che fa il personaggio? Ci siamo capiti, sì? Ha senso? Cioè, seconda skill ha fatto, 2 milioni. La versione DPS... un po' senza senso, capitemi. Per quello anche io sono d'accordo a dire non fatevelo, perché di DPS puri ce ne sono. Manigold probabilmente comunque sarà meglio di lui usato come DPS, per il semplice fatto che cura anche. Certo, un team con Underworld, Manigold
Shura e Saga, auguri a tirarlo giù, cioè sarà la mia apoteosi di team. Il punto è che uno, se non sta spendendo su sto gioco, non può aver fatto Esatto. Shura, aver fatto Saga, aver fatto Manigold. Per quello vi dico, probabilmente tra i tre più skippabile è proprio Saga, ma solo perché gli altri due fanno la stessa cosa che farebbe Ruski lato basso. Ma anche per l'ordine. Sì, anche effettivamente, anche l'ordine dei gatti e dei pipistrelli. Per l'ordine di uscita, purtroppo Shura è uscito in un momento scomodissimo, quindi ci sarà gente che ha dovuto saltarlo. Ma se non l'ha saltato, è probabile che non abbia le risorse per Saga. È probabile. Ma come avete potuto vedere, il personaggio è comunque di una qualità abbastanza E comunque importante. lui trae tanto aiuto da tutti i Blood Elf che mette Shura. Sì, assolutamente. Cioè, il lato DPS di Saga è fortemente influenzato da Pandora, da Shura, è fortemente influenzato da tanti fattori a lui vicini. Qual è la cosa piacevole? È che si sposa bene con tutto il meta attuale. Quello è la cosa principale. Anche perché lui, per esempio, vi dà motivo di portare Doko. Perché comunque Doko a lui gli dà parecchio. Perché si attiva su questa skill. Bella questa telecamera. Ok, grazie per avermi dato la telecamera. Quindi cos'è che vi voglio dire? È che Saga è comunque un personaggio, preferisco farmi bloccare un Eros, che vi potrà dare tanto all'interno del vostro team, ma non più di altri personaggi usato DPS. Che cos'è Perché stato che ha fatto quella trona che sono tutti a mezza vita? è Saga. È l'AoE di Saga. Cioè fa veramente un danno che è spropositato. Ovviamente qui l'avversario è molto piccolo di account, è molto chiara questa cosa, è minuscolo, quindi non è, in questo caso è abbastanza no sense. Però il problema è che la forza di Saga non è nemmeno legata all'account, perché il personaggio si dà tutto da solo, perché si dà lifesteal da solo, il buff di attacco lo sente tanto da Pandora, anche se le vostre stats non sono tante. E in più ha tutto nelle skill, quindi è veramente completo e non è troppo contro i free to play. Ripeto, questa versione è 1-1-5-4 da fare, o 5-5, ma non è la versione ovviamente dove andate a pompare tutte le skill, Ma perché hai non pompato ha lui non senso, Eros? perché voglio far vedere lui quanto fa su Oneiros adesso. C'è June sempre in mezzo, eh? Ah, l'ho Giuno tankata Nero. bene, l'ho tankata Ebbè, ma bene. Giuno Eros, no? Sì, è una combo Insomma. perfetta, però pensavo peggio, sinceramente. Pensavo di riuscire a fare peggio. Ok, lui non ha più DPS, quindi non so cosa possa inventarsi. Provo una cosina, perdonatela. Speri che lui non ti rifaccia il marchio questo turno. No, 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 proverò a confondergli Oneiros al prossimo. So che non è il video sulla Confusion, però per fa prima. È vero che basta che si sveglia il mio Oneiros, però. Tanto anche il bleed non avrà effetto il prossimo round. Oh, sono svegliato solo il suo. Ok. Guarda, Eros è un po' pigro oggi. È un po' giù di morale. Guarda che mi sembra che sia saltato il marchio da Saga, eh. Sì, è saltato il marchio, infatti. Doppiamo. E
E poi un cazzo di spam, madonna mia, saga, che spam che fa. Deve essere proprio fastidioso da avere contro, saga, comunque. Ma ci svegliamo, Neros? Non lo so. Ah. Però lui è tornato su di vita. Eh beh, c'è Saori. Ah, già giusto. Quella non posso fermarti. Ma c'è anche un'altra cosa, se fa lui così ci baffiamo prima Pandora e abbiamo più danno, ovviamente. E comunque dovete anche calcolare che io mi sto baffando, ma lui con gli assist mi sta debaffando. Che purtroppo si sente parecchio in questo gioco il debuff. Ma il problema è soltanto che il tuo Eros non si è trasformato. Sì, infatti stavo controllando se avessi Cosmi, se avessi qualcosa di distorto oggi. Sono due base. Farli su Pandora che così mi continuava a fare, non so quanto siano grandi. Madonna mia, che danni è arrivato a fare. E qua va giù. Ah no, non è fatto doppio turno. Devi mettere una corda. Boh, cioè, insomma. No. A me. Ma forse ne può tirare il... infatti. Tanto non avrei mirato meglio. Se non ammazzo questa, non finiamo più. Oh! Kamehameha! Boom! Non c'è più morto nel suo team. Non c'è più nessuno. Però, vabbè. Quello è lo split di danno di Saga, poi ovviamente anche che ha reso ancora più evanescente tutto. Come vedete, con un Eros in team vanno molto d'accordo. 3 milioni di Samia. Bello avere finalmente le accoppiate in questo gioco. Adesso faccio vedere l'ultima, perché anche, non è che c'è molto da far vedere in una versione DPS. Picchiate dritti con tutto quello che più avete. Cos'è la cosa più carina? Vediamo se mi lasciano stare la Brilliance. Faccio vedere anche quella. La cosa carina è lo split di danno, che al di fuori della Brilliance ammetto essere difficile vedere. Non so se questo sia un bene o un male, però fuori dalla Brilliance è effettivamente difficile vedere lo split, perché o c'è la botta suprema, lascia bannata, strana, quando usa la Brilliance la dovrebbe lasciare. O c'è una botta suprema che disintegra l'avversario, di conseguenza non c'è il tempo nemmeno di vederlo. Mi ha messo i barocchi già. Perché pesci uno che secondo me con Saga va molto d'accordo. Andiamo proprio full DPS, full ignoranza. Porca oh, Sì, dai. Tanto è solo per farvi vedere lo split, non è che dobbiamo fare la partita serie. Vabbè, a questo cazzo. punto. Mi ha pure rubato la velocità la mia Artemide. La cosa anche che è un po' particolare di Saga è che di conseguenza voi potete anche non fare come sto facendo io, eh. Anche perché quello che sto facendo io è solo dovuto allo showcase. Perché voi potete mixare durante una partita confusioni e AoE. È anche quello che rende bello il personaggio. Mi sa che ho tolto qualche cosa. Vabbè, dopo la vediamo. Sì, devo averle fatto qualcosa.
ricordo cosa però. E bidi 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 bidi. Ed è lo split. Sono 4.000, 5.000 praticamente da Thanatos e 1.800 da Artemide. Ora che Thanatos farà la OE ci saranno quelli. Ora che tocca a Succhio ci sono quelli di Succhio e 2.000. Lo split è una meccanica che in questo gioco non serviva probabilmente. Anche perché va ad aiutare personaggi e comp come queste, che dovrebbero solo scomparire da questo gioco. Vedete lo split che danni sta facendo. In più adesso con Shura andiamo a mettere il Blood Elf su tutti. E quindi vedete? Cioè, non è che non si noti quanto cambi l'amplificazione del danno. E questo ovviamente è una cosa che in determinate comp fa i buchi. Di conseguenza aspettate di vedervi tanto Saga giocato in una Brilliance, il che a molti spero non farà felici, a molti altri purtroppo lo fa. E boh, qua è a gusto, molto a gusto. Certo, è veramente Saga è fatto veramente bene come personaggio, ha tantissime meccaniche interne. Tutte funzionali e tutte molto buone. Vedete lo split contro un occhio, ovviamente sono i devasti puri. E niente, il personaggio è questo. Ho fatto di qualsiasi cosa e non so nemmeno più cosa andare a spulciarvi dentro, perché il personaggio per me è incredibile. È stato fatto bene, è stato pensato bene per una volta, che da sviluppatori nostri sappiamo non essere proprio una gran qualità al pensare. Ovviamente favorisce tanto a determinati tipi di account, e su quello purtroppo è palese e non si può nascondere la cosa. Però alla fine, una volta ogni tanto un personaggio così senza senso è anche giusto farlo, ovviamente la sua pena morte. È giusto. E sbiri bidi 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 bidi. Ovviamente il danno viene letto come danno di saga, per quello l'Elfseal si sente tanto, vedete, mezzo milione non avendo mai fatto un cazzo, quindi si sente tanto l'Elfseal su questo personaggio, dategli. Io vi ringrazio per aver visto questi video, e domani esce un video sull'altro Senseiya, Dario vi ha già detto la sua opinione, io lascio a voi la vostra, fatemi sapere qui sotto nei commenti dopo aver visto tutti e due i video, per sapere voi cosa, se vi piace intanto come è stato fatto il personaggio e quale versione voi porterete. Noi ci vediamo questa sera in live, probabilmente. Ciao ciao! Ciao!